lezione speciale della nostra storia. I bambini di qualche anno fa. Ecco il TG di Natale del 1999. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way, bells on bobtail ring, making spirits bright. Giubileo? I nostri inviati hanno intervistato il vescovo della diocesi di Novara. Agli amministratori di Verbania sono state fatte delle proposte da parte del CCR. Sono state approvate? Grazie ad alcuni volontari, i bambini del reparto pediatria dell'ospedale di Domodossola potranno trascorrere un Natale migliore. Motori, che passione! Un bambino di 10 anni è già campione di motocross e poi siamo andati a scoprire tutti i segreti dello snowboard. Buonasera, questa è l'edizione di Natale di VCO Azzurra Notizie. Iniziamo subito con un'intervista molto importante perché parliamo di giubileo. Alcuni nostri amici hanno intervistato il vescovo della diocesi di Novara proprio sul giubileo. Sentiamo. Io mi chiamo Ilaria e vorrei chiederle perché il giubileo incomincia a Natale? Il giubileo incomincia a Natale perché ricorda in una maniera anche straordinaria la nascita di Gesù. Per cui volendo scegliere una data particolarmente significativa durante l'anno, quella più giusta è proprio quella del Natale. Abbiamo sentito che ha scritto una lettera alla nostra diocesi in cui parla del giubileo. Qual è la cosa più importante da dire a tutti? La cosa più importante è questa. Il Figlio di Dio, che da sempre vive con il Padre nella gloria, si è fatto uomo. È disceso in mezzo a noi. A Verbania esiste il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha fatto delle richieste agli amministratori. Vediamo se qualcuna di queste richieste è stata messa in pratica. Ma Verbania è veramente una città a misura di bambino? Durante i consigli comunali ci siamo fatti molte volte questa domanda e oggi vi parliamo di alcune cose che ai ragazzi piacciono già e che vorrebbero avere ancora oppure aggiungere. Certo, non abbiamo la pretesa di segnalare tutti i problemi o fatti positivi, ma Marta e Simone ci segnaleranno due casi. Sentiamo. Una delle cose che sono state fatte a Verbania negli ultimi tempi e che mi ha molto colpito è l'organizzazione dei giochi a Verbania. Questa cosa mi ha impressionato per diversi motivi. Il primo motivo è che il comune di Verbania ha voluto regalarci per giorno la piazza. Il secondo motivo è che ognuno di noi poteva scegliere i giochi che più gli piaceva. Io sono stato molto colpito quando hanno costruito il parco dei patini a rotelle perché già mi piaceva andare. Cosa? Dovrebbero mettere qualcuno a controllare perché non si dovrebbe andare in bici, ma qualcuno ci va lo stesso. Poi vorrei che mettessero la sabbia alla spiaggetta di Suna, perché ci sono molti bambini che lì d'estate vanno a fare il bagno e non possono giocare con la sabbia perché c'è la ghiaia e si potrebbero far male. Ah, dimenticavo! Buon Natale a tutti! Ci sono molti bambini a cui piace andare a scuola, altri invece, se potessero, ne farebbero a meno. Noi abbiamo invece chiesto come la cambierebbero. Ci hanno risposto così. Siamo nella classe quinta A della scuola elementare di Arona Paolo Nicotera. Ora chiederemo ai miei compagni come vorrebbero la scuola. Ciao Elena, tu come vorresti la scuola? A me la scuola piace così, solo che vorrei fare 4 volte all'anno gite nei dintorni di Arona e una gita all'estero. Vorrei fare al giorno 2 volte il computer. A me piacerebbe andare a fare delle gite all'aria aperta una volta alla settimana e poi piacerebbe fare più ginnastica.
A me piacerebbe andare a fare una settimana bianca con i compagni e andare in piscina. Allora, a me la scuola piace abbastanza, però anziché avere tanti temi da fare, mi piacerebbe fare più attività manuale e più attività motoria e all'immagine. Allora, a me piacerebbe che a posto di avere questi muri grigi, tristi, vorrei che fossero gialli, rosa, tanti colori. Sembra proprio che la scuola piaccia così com'è, o almeno quasi. Però, vediamo. No, perché ci danno troppi compiti e allora non hai più tempo libero per giocare con gli amici. Maestra, ti puoi dare meno compiti o no? Ma no, sono già pochi. E continuiamo a parlare di scuola, perché adesso andiamo a vedere che cosa è cambiato alle elementari di Omegna un anno dopo le richieste fatte dai bambini. Siamo nella scuola elementare di Omegna Madonna del Popolo. L'anno scorso avevamo fatto delle richieste a Babbo Natale per la nostra scuola. Vediamo se esaudite i nostri desideri. Caro amico, ti scrivo. Avere la redazione di giornalino. I bambini di quinta dello scorso anno sono riusciti a realizzare questi due giornalini grazie al nuovo laboratorio di computer. Abbellimento delle aule e attrezzature dei laboratori di computer e della biblioteca. Ecco, finalmente una bella notizia. La nostra scuola ora possiede un laboratorio di informatica abbastanza attrezzato e anche la biblioteca è stata rifornita di nuovi libri. La messa a self-service e l'insonorizzazione della palestra. È un po' difficile da realizzare, per ora rimangono ancora un desiderio e ci accontentiamo di questa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. Avevamo richiesto la sistemazione del parco giochi della nostra scuola. Parlare per intere settimane. Purtroppo il nostro parco è ancora in disordine come prima. Niente da dire del tempo. Per tutto ciò che non è stato fatto, rinnoviamo la richiesta al nostro Babbo Natale e speriamo che quest'anno possa spendere un po' di più. Che il nuovo anno. Ed ora un'inchiesta. Quali sono le professioni che i ragazzi sceglieranno in futuro? Ci hanno risposto gli studenti di terza media di Arona. Oggi ci troviamo alla scuola Giovanni XXIII di Arona, dove tratteremo un argomento molto importante. Noi ragazzi della terza media ci troviamo davanti a una scelta molto importante. Cosa fare dopo la terza media? Oggi faremo delle domande ad alcuni alunni su questo argomento. Marco, tu hai già scelto il lavoro che vorresti fare da grande? Sì, io vorrei diventare un aviatore. Perché? Perché gli aerei fin da piccolo sono sempre stati la mia passione e mi piacerebbe pilotarne uno. E tu? Io vorrei fare la logopedista perché mi piace stare a contatto con la gente e aiutare il prossimo. Io da grande vorrei fare l'insegnante di scuola materna perché vedo nei bambini un sorriso e una felicità a tutti i problemi. Io invece da grande vorrei fare la guardia forestale perché fin da piccolo mi piaceva stare a contatto con la natura e con gli animali. So che tu vuoi fare un lavoro un po' particolare, quale? La grafica pubblicitaria perché vorrei continuare il lavoro di mia madre. So che tu vuoi fare il cuoco, ma perché? Perché mi piace cucinare e riesco a cucinare già qualche piatto e mi viene abbastanza bene. E adesso entriamo direttamente in classe. Tu cosa vorresti fare? Vorrei fare la accompagnatrice turistica perché mi piace molto viaggiare, stare a contatto con la gente e poi attinente alle lingue straniere. Io vorrei fare la guardia forestale perché provo un grande interesse per il mondo animale e vegetale e vorrei difenderli dall'intervento umano. Io vorrei fare l'insegnante di matematica perché mi piace la matematica, mi diverte insegnarla e stare a contatto con gli altri. E invece tu? Invece vorrei fare il veterinario perché mi piacciono gli animali e poi sono anche stato ispirato da un libro sulla storia di un veterinario del 1990. Si conclude così la nostra indagine tra i ragazzi della Giovanni XXIII. No Serena, non abbiamo ancora detto cosa vogliamo fare noi da grandi. Io voglio fare la giornalista. A me invece piacerebbe fare la hostess. È un lavoro che mi permette di viaggiare per il mondo. Gianni Udai è un letterato del Cusio. A lui alcuni bambini hanno dedicato un lavoro. Vediamolo insieme.
prossimo ricorre il 20° anniversario della morte dello scrittore Gianni Rodari. Omegna, la nostra cittadina che l'ha visto nascere nel 1920, gli ha voluto dedicare un parco giochi allestito in un'area dell'ex Ferriera Pietra. Noi alunni della scuola elementare Madonna del Popolo di Omegna abbiamo impegnato le attività dei nostri laboratori per giocare, produrre e riproporre alcune sue opere, imparando da lui ad inventare. Nel laboratorio di lettura abbiamo letto il suo più famoso divertente, C'era due volte il barone Lamberto. Ci è piaciuto così tanto che quando abbiamo finito di leggerlo, ognuno di noi ha inventato un finale diverso. Alcuni hanno utilizzato la tecnica dei fumetti. Musicale e con alcuni miei compagni abbiamo inventato alcune filastrocche e poi le abbiamo musicate e il pezzo forte della nostra produzione è stata il Macarena di Rodari. Noi ci siamo divertiti a cucinare un menù suggerito da Rodari. Ovviamente anche le sue ricette sono molto particolari. Alcuni di questi piatti sono piede di fiume in salsa di tappi, gamberi tavolini al forno, bistecche di cemento armato, gnocchetti di piombo, tasti di macchina da scrivere, in versi e in prosa. Io ho partecipato al laboratorio di teatro. Abbiamo drammatizzato la filastrocca teledramma. Ve la ricordate? Ve ne recito un pezzetto. Signore e buona gente, venite ad ascoltare. Un caso sorprendente andremo a raccontare. È successo a Milano e tratta di un dottore che è caduto nel video del suo televisore. Seconda, per illustrare la filastrocca di rotondi intorno al mondo, hanno disegnato sul cartone i bambini di tutte le razze. Altri gruppi hanno letto la filastrocca se comandasse e hanno costruito due casette, una di zucchero cioccolato e l'altra di gelato. Qualcuno di noi, di nascosto, ha assaggiato la casetta di zucchero e di cioccolato, l'altra non si poteva assaggiare perché il gelato era finto. Vorremmo lanciare un appello a chi sta realizzando il Parco Rodari. Considerato che ci siamo impegnati parecchio ed abbiamo prodotto dei lavori che sono stati apprezzati, siamo pronti a collaborare, magari offrendo questi nostri manufatti da esporre. Adesso un'altra piccola inchiesta. Quali sono i personaggi famosi più amati dai ragazzi? Sentiamo le risposte. Quali sono gli idoli dei ragazzi del 2000? Anche noi, come giovani di tutti i tempi, nutriamo grande ammirazione per i personaggi famosi. In un laboratorio della scuola Cadorna facciamo un giornalino e qualche tempo fa abbiamo fatto tra i nostri compagni un'inchiesta proprio per chiedere i loro personaggi preferiti. Quelli che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sono i calciatori Ronaldo e Del Piero, il cantante Ricky Martin e le Spice Girl. Ma sentiamo le preferenze dei nostri attuali compagni. Qual è il tuo idolo preferito? Il mio idolo è Jennifer Lopez e mi piace per il modo in cui veste, ma anche proprio per il suo aspetto fisico. Il mio idolo è Deborah Compagnoni perché sce molto bene e ha vinto tante medaglie. E tu? Il mio idolo sono i Backstreet Boys perché cantano molto bene. A te chi ti piace? A Filippo Inzaghi per il modo in cui gioca perché è un campione. Il mio è Giorgio Weah perché per i gol che ha fatto e il modo in cui gioca. A te che idolo piace? Luca Laurenti perché è molto divertente. Britney Spears perché balla benissimo. E a te? Ricky Martin perché canta bene e perché è bello. Aldo, Giovanni e Giacomo perché sono simpaticissimi. I Fichi d'India perché mi fanno ridere. Tanti amici! Volevo proporvi una canzone. L'ascoltate? Sì o no? Ho già capito di sì. Tec tec. Conoscevo una che era così brutta, ha fatto un incidente migliorata. Abbiamo capito allora che nella nostra classe gli idoli appartengono soprattutto al mondo dello sport e dello spettacolo. Ciao!
Anche in ospedale si festeggia il Natale. Nel reparto pediatria di Domodossola stanno facendo un bellissimo regalo ai bambini. Si dipingono le camerette con i personaggi dei fumetti e poi organizzano degli spettacoli. Noi siamo andati a vedere. Siamo all'ospedale di Domodossola. E oggi c'è una grande festa per tutti i bambini dell'ospedale. Qua ci sono dei ragazzi che rendono più bello l'ospedale. Cinzia, cosa stai facendo? Puffo contadino. Ah, capito. E qui il lavoro, come vedete, è già stato finito. Guardate. E questo è un esempio di come sono dipinte le camerette per ricordare Alberto. Qui al reparto pediatria ci si diverte veramente. Sì, sì, adesso inizia anche lo spettacolo per i bambini. Ma cosa ci fai vedere proprio? Ma non si può dire! Ma lo vediamo adesso! Sì! Il periodo di Natale è il momento dei presepi. Noi siamo andati a vederne due davvero speciali. Uno realizzato dai bambini dell'asilo di Gravellona, l'altro dai ragazzi d'Armeno. Ciao, siamo all'asilo di Gravellona e vogliamo fare vedere a tutti che abbiamo fatto con i nostri genitori i presepi. Con che cosa hai fatto il tuo presepe? Con la scatola di cartone delle scarpe di mio papà, poi ho fatto con le matite e la carta. E tu? Io l'ho fatto con la scatola di scarpe mia. Le scarpe di mia. Vogliamo augurare a tutti buon Natale! Panettone, pandoro o mandorlato, con i canditi o con l'uvetta, ricoperto di cioccolato o con la crema. Per scoprire il vero dolce di Natale, siamo andati nel paese dei cuochi, Armeno, dove c'erano anche dei mini cuochi. Vediamo che cosa ci consigliano per il dolce di Natale. La nostra edizione speciale del telegiornale natalizio finisce qui con un servizio natalizio di cui si farà un dolce che è stato preparato dal nostro cuoco durante il corso di cucina Giulio Marzi. Che dolce è questo? Allora, questo è l'alberello di Natale, è ricavato con un pandoro che poi si farcisce con della crema pasticcera, si guarnisce, come vedete, con delle ciliegine candite, con dei chili che fa il verde del pino e con della montata che fa la neve. In molti andranno a sciare durante le vacanze,
Anche noi siamo andati in montagna, ma per scoprire tutti i segreti dello snowboard e qualcuno ha anche provato a praticare questo sport. Ragazzi, in montagna adesso si va con la tavola da neve. È lo snowboard, lo sport che piace ai più giovani e noi siamo venuti all'Alpe Lusentino per vedere come si fa e se è difficile fare questo sport. Sulle piste ci aspettano degli amici che ci faranno vedere salti e discese. Andiamo! Ciao, no, non è difficile. Puoi farlo anche tu se vuoi, se vuoi provare. A che età si può cominciare a fare snowboard? Ma puoi cominciare a fare snowboard più o meno alla stessa età che puoi cominciare a fare a sciare o a fare qualsiasi altro sport, diciamo, abbastanza impegnativo per il fisico. Diciamo che comunque un approccio verso la tavola intorno ai 4 anni può essere accettabile, come per lo sci. Ma che è pericoloso andare in neve qui? No, l'importante è prendere delle precauzioni, fare attenzione e sapere un po' fare dello snowboard. Facile andare sullo snowboard se ci fanno provare. Oh ragazzi, proviamo! Sì, sì! Avere un motorino è un desiderio di tutti i ragazzi. Alcuni, poi, sono dei veri appassionati di moto e vorrebbero diventare come Valentino Rossi o altri. C'è un bambino, pensate, che ha solo 10 anni ed è già un campione di motocross. Noi siamo andati a conoscerlo. Siamo alla pista di motocross di Migliaglione. Stiamo per intervistare un piccolo grande campione, Mario Quaglietta, che ha 10 anni. Quante volte sei arrivato primo? 3 volte. Come mai ti piace questo sport? Perché mi diverto andare in moto e fare le gare insieme ai grandi. Come è andato quest'anno il campionato? Bene, sono arrivato sesto in classifica con 153 punti. Hai una moto uguale agli altri ragazzi? No, perché io ho una moto più piccola e poi gli altri hanno una moto più grande e va anche più veloce. Come mai è questa passione delle moto da cross? Perché mi piace andare con le moto, perché ho iniziato da piccolo e poi ho sentito che mio papà anche lui andava in moto e allora ho avuto questa passione. I nostri auguri dal pattinaggio.
sorrisi di amici sinceri. Non voglio più niente.